Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric e ben ritrovati qui sul mio canale, ben ritrovati in un nuovo episodio di RimWorld. Allora, intanto che cosa caspita è successo? Abbiamo completato due di questi pod launcher, scusatemi, è vero, qui avevamo alzato. Che cosa è successo? Che purtroppo mi si è corrotto la registrazione che stavo facendo, la seconda registrazione praticamente, cioè, scusatemi. Questa particolare registrazione ho dovuto caricare e ricominciare il video da capo. Quindi alcune cose non le ho ancora costruite, mentre nell'episodio precedente sì. Ma è presto fatto, si rimedia in un attimo. Poi che cosa ho fatto? Che bello, bravissimo, che ti sei avvelenato. Ho fatto questo, la ricerca che è finita, quella dei pod. Adesso sto facendo la ricerca, prima di finire le armi ed energia, vorrei finire le razioni per il viaggio, ok? Per i viaggi, visto che adesso potremmo usare questi pod. Allora, qui tra l'altro si può commerciare e quindi prendiamo il nostro buon Axu e andiamo a parlare con questi. Vediamo un pochino che buon commercio ci possiamo combinare con questi qua. Adesso ovviamente richiederà un mezzo minuto buono, per cui... Ah no, ok, ce l'ha fatta subito, incredibile. Allora, che cosa ti possiamo vendere? Ti possiamo vendere la roba da mangiare, ti possiamo vendere le pellicce. Volete vendermi... Ah no, ti posso vendere le cose da cincilla che valgono anche parecchio. Insomma, valgono abbastanza, te le do anche volentieri. I vestiti. I vestiti. Allora. Sì. Questi che sono al 50 praticamente, direi di sì. Questo è al 100%, non te la vendo. Questi pantaloni sono messi bene. Questi me li vorreste vendere voi? No. Per il resto basta, non ho molto altro da vendervi. Tutto il resto me lo tengo perché è cibo, ragazzi. Mi dispiace, ma penso che mi terrò tutto. Ok. Ok, ok. È stato bello. Non so se voi sfrutterete le nostre stanze per dormire, ma non ci state neanche tutti, se è per quello. Com'è che questo è spento? Accendiamolo. Con il caldo che fa. Ok, è stato acceso. Questo tagliamolo. Non so se ci fornirà del legname, ma insomma, ok. Allora, di legname quanto ne abbiamo? 513, vabbè, per il momento è sufficiente. Estremamente sufficiente. Ok, va bene. Allora, mi raccomando, boh, mi spacco, è già ritornato al suo lavoro. Una cosa che avevamo fatto era... Allora, lei no perché ha le armi da fuoco, però tu mi potresti recuperare questo aggeggio, che così almeno ti proteggiamo. Non abbiamo armi da corpo a corpo, a parte queste che sono molto rovinate. Axu, cazzo, ti sei fatto fuori da solo. No, ma come? Ma mi ha ucciso il cucciolo! Ma ho anche un bumalo. Ma come cazzo? Ma dannazione! Il nostro serpente bisogna... Bisogna eliminarlo. Questo verrà attaccato, ma non mi interessa, eh. Lo curiamo poi dopo. Non lo riesci a colpire a quella distanza? Stiamo parlando... Vabbè, stai cacciando lo stesso... C'è un serpente con un fucile da cecchino. Però a quella distanza non stai riuscendo a colpirlo. Complimentoni. Complimentoni. Ma come cazzo si fa? Ma è possibile? No dai, stai scherzando, è un gioco. Stai giocando! Intanto
io mi metto a cacciare anche dell'altra carne, se è per quello, perché ci servirà. Ma mi stai dicendo che tutti sti colpi non l'hai ancora beccato? Dai, è una presa per il culo. Mi stai cazzando. Grande. Con un colpo. Bella. Bravo, abbiamo fatto vendetta. Mi dispiace moltissimo però per il mio cinghialetto. Mi dispiace proprio tanto. Spero che sia buono. Spero quantomeno che sia buono. Ok. Non so se questi hanno sfruttato un po' diciamo la nostra ospitalità, non ne ho idea. Qui nessuno sta costruendo, no, c'è Axu che lo sta per fare. Basta che non ammazzi niente a nessuno, mi raccomando, non ammazzare nessuno. Voi potete anche andarvene adesso se volete. Io intanto, ragazzi, non ho potuto rispondere o guardare, diciamo così, seguire le vostre domande perché ho fatto una registrazione di getto, per cui non ho letto se mi avete spiegato come fare i proiettili per i due vari mortai, d'accordo? Lo guarderò nel prossimo episodio e cercheremo di farli in caso. Adesso mi interesserebbe molto portare avanti questo discorso qua dei pod. Giusto perché è una cosa interessante. Vorrei fare le armi energia. Una volta dopo aver fatto le armi ad energia, mi sentirei anche pronto a fare un attacco in piena regola. Leone intanto sta piantando. Axon è riuscito nel trasporto? No. Non dirmi che... No, i componenti, ragazzi. I componenti in questo momento sono preziosissimi, per cui non ve lo... Ok, queste sono state fatte, le armi d'energia. Continuiamoli, che non ci vuole tantissimo. Non manca tantissimo. Coraggio. Qui sapete che cosa possiamo fare? Possiamo fare anche una cosa di questo tipo, stavo pensando. Con la sicurezza... mettere delle trappole qui così. No, qua non lo posso fare no, perché qua il rallentamento non può avvenire. Allora facciamo in questo modo. Ok, non lo so perché in realtà sto facendo questa cosa, mi pare anche inutile e stupida. Facciamo solo le trappole, che così almeno chi prova a scappare... Ma perché non vengono qui? Ma perché? Cosa state facendo? Ah, non sono degli ospiti, questi sono soltanto dei commercianti. Vabbè, dormite dove cazzo vi pare. Cosa vi devo dire io? Maledetto serpente del cazzo, guardate, quella cosa mi ha dato un fastidio. Bella quanta erbetta che abbiamo adesso. Visitatori, oh, questi potrebbero essere degli ospiti. E questo visitor flag, oh. Salve amici. E possiamo anche commerciare, tra l'altro. Perciò sì, andiamo a vedere subito che cosa possiamo commerciare con loro. Oh, allora, innanzitutto possiamo vendere della roba. Abbiamo fin troppe granate. Allora, una la vendo. Venderei... No. Allora, gli archi. Gli archi li vendiamo di sicuro. I componenti semmai li vorrei comprare. Package survival. Ma dai, ne ho 26 addirittura. Vabbè, d'accordo.
I vestiti me li tengo. Senti, io ti vendo anche l'altra granata che tanto difficilmente potrei utilizzare probabilmente. Però sapete che va bene così. Mi sta venendo in mente che potrei qui per esempio fare allora una spada lunga. E stavo pensando di fare un incendiary launcher. Questo perché se vado a fare degli attacchi mi potrebbe essere utile un qualcuno che crei il panico. Ah, ma siete voi che praticamente mi siete finiti sopra a queste. E me le state facendo scattare di continuo. Io ve le riattivo, che così vi fate dell'altro male. Vediamo un po' se siete abbastanza intelligenti da capire che non è più il caso di andar lì. Ok, i visitatori sono praticamente qua. Però io non vorrei che questi tavoli fossero punto di raccolta. Come cazzo vi salta in mente di fare dei punti di raccolta qua. Comunque sia. Abbiamo fatto la grande scultura. Ma il trono di spade è praticamente questo. Allora, la vogliamo installare. Io questa la metterei qua. Allora, questa la mettiamo qua. La grande scultura è stata fatta. Vediamo di che cosa si tratta questa. Mazza quanto ci è voluto per farla. Ma in quanti cazzo state arrivando? In quanti siete? Ma poi ve ne andate, vero? Cioè, questi non se ne stanno andando più. E mi continuano a far saltare le trappole, tra parentesi. E questa è incosciente. Cioè, è svenuta. Anche questo è svenuto. Perdita del sangue estrema. Non posso farci un cazzo. Cosa devo fare? Axu, tu hai la possibilità di. Sì. Salvalo. No, è morto qualcuno. Chi cazzo è morto? No. Mamma mia, ma si può essere più imbecilli? Io non lo so. Vabbè. Andiamo a vedere tu che cos'hai. Oh, tu saresti interessato a comprare dei nostri cinghiali. Cuccioli magari anche. Ti potrei dare anche un maschio. Che ne abbiamo tanti di maschi. Questo ne ha uno di anni, questo ne ha otto. Ve lo do anche. Abbiamo anche una quantità di medicine che però è spaventosa. Adesso scusatemi, ma io qualcosa vendo. Qualcosa vendo. Tutte queste medicine non ci servono. Gli venderei anche queste 11. Ok. La scultura me la te. Co quanto cazzo vale? Porca merda. Solo che sto facendo veramente i soldini adesso, eh. Sono contento. Mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Allora, c'è qualcuno che è andato fuori di testa. Non credo sia un grosso problema perché con le torrette che abbiamo. Ok, per l'appunto. E
è stata una cosa abbastanza semplice. Mi dispiace molto per... mi dispiace molto per i morti. Salviamo questo, per questa persona. Almeno miglioriamo magari anche i rapporti con questa fazione, se è possibile. Allora, i visitatori se ne stanno andando. Oh, sono rimasti impressionati dalla nostra ospitalità. E per cui ritorneranno sicuramente. Sono contento. Sono contento, è andato bene. Se poi anche questi volessero andarsene anche ad un certo punto, sarei molto felice. Perché hanno rotto un po' i coglioni. Armi e energia pronte. Ok. Allora, è arrivato il momento di... iniziare le nozioni sull'astronave. Ok. E voglio vedere... pur. È un peccato. Però... allora, tu sei con il fucile. Allora, Leone, che se ne dovrebbe stare a una certa distanza. Io vorrei capire quanto hai di sparare. Non hai tantissimo. Però se noi facessimo in questo modo, tu che hai di sparare hai ancora meno. Ti do questo. A Leone io posso dare... posso dare questo. Ma excellent o superior? Che cos'è meglio? Giusto per capire. Danno 18. Danno 18. Danno 18 anche lui. Però ha una precisione migliore. Per cui proviamo a fare così. Ma continuano a morire. Boh, vabbè, cosa vi devo dire, ragazzi? Fate schifo, cosa vi dico? Non lo so. Allora, io direi che siamo pronti per vedere come funziona un qualcosa per, diciamo, per andare verso il mondo, ok? Questi sono 9, questi sono 7, fammi un po' vedere programmi. Allora, anzi, finché non ne hai... ne abbiamo 26 addirittura. Ok, e quindi puoi per il momento stare anche fermo, perché ne abbiamo 26. Allora, Gary, fammi vedere un pochino come sei messo. Hai 12 in sparare. 9. Allora, Gary sicuramente farà parte del nostro gruppo di spedizione, per cui fammi vedere dov'è che possiamo andare. Non so quanti siano, per cui ci dovremmo fare un tentativo in realtà. Allora, facciamo così, ragazzi. Facciamo un bel salvataggio. Ok, perché non voglio di certo
con i fattoni di YouTube. Ok. E proviamo a fare questa cosa. Ok. Dovrei aver fatto, credo, no? Così. Ok. Cazzo è successo? L'hanno buttato giù loro, eh? Non l'ho fatto io. Non ho capito cosa sia successo. Ma che cazzo? Ma si sono segati tra di loro. Io però non ho capito. Ok, grazie che ve ne state andando finalmente. Non ho capito come si fa ad andare. È una cosa che mi manca. Ah, eccolo! Sono 8 giorni. Ok. E adesso? Perfetto, no? Ma cos'altro devo fare? Allora. Accettiamo questa persona. C'è una nuova persona, ragazzi, che si è unita a noi, quella che abbiamo curato praticamente. E allora io ti do da vestirti. Oh, che bello. Allora. Non so come tu sia, tra l'altro. Non sai che non sei neanche messo così male. Non sei neanche messo così male. Però io non ho ancora capito come farti. Tra l'altro è anche un discreto. È anche un discreto medico. Ma molto bene. È anche un discreto medico. Meglio ancora di Senra. Molto bene. Allora. La crescita. Possiamo per esempio diminuire un po' a te forse. Tu sei un mastro ormai, ma va bene. Smiting, molto bene. Il tailoring, perfetto. Quindi possiamo alleggerire. Mi spacco da questo lavoro. L'arte, perché no, mettiamocela. Come sei messa? Hai 4, però hai potenzialità per aumentare. Il crafting, benissimo. E anche la ricerca, va bene. E tra parentesi, lei ha anche un minimo in sparare, per cui ti equipaggerò con questo. Ok, allora. Ragazzi, io però non ho capito esattamente come si fa ad attaccare un'altra fazione. Ah,
Eccolo. Ma quei bisonti per portare merci, probabilmente. Mamma mia, ragazzi. Ok. Ma per che cosa? Scusatemi, questo people and animal. Ma per vendere? Ma io non voglio venderli questi, cioè nel senso mi interesserebbe formare una carovana. Ah, la merce che posso portare per cominciare. Exit direction. Io direi sud-est. Ah, quindi probabilmente attaccheranno tutti, cioè ci saranno tutti. Va bene, ci proviamo. Però... cos'è che devo assegnare? Scusate, rimasta sempre... At latest one non... Cosa significa? Allora, non downed colonist. Questo non so cosa voglia dire. Qualcuno che non si è impegnato, probabilmente. Perché mia intenzione sarebbe da qua ad andare fino a qua. Ok. Non mi fa fare. Ah. Per questo è abbandonare, zoom in. Ma non capisco cosa bisogna fare. Ah, adesso ho capito. Ok. Allora, Gary. Leone. Mi porto dietro, mi porto dietro. Mi porto dietro te, mi porto dietro te, mi porto dietro te. Ok. Però non ho cibo, per cui me ne devo portare dietro. E infatti mi porterò dietro tutti questi. Tutti questi. Cavolo, mi manca un sacco di cibo allora. Portiamoci via anche tutti questi. Ok. Dovremmo riuscire a farcela. Va bene? Stanno andando? Sì. Sì, stanno andando. Ok. Ok. Io in caso ho salvato, ragazzi. Anzi, scusatemi, visto il tempo, io piazzo un altro bel salvataggio, sovrascrivendo questo. Ok. E per vedere come andrà a finire questa faccenda, questa storia, io... Vi dico, ci vediamo al prossimo episodio. Adesso quantomeno abbiamo capito cosa cazzo bisogna fare. E soprattutto abbiamo capito che questa roba qua servirà per i rinforzi, probabilmente. Quindi potrei mandare un altro paio di persone con le granate, magari, o con qualche cosa del genere. Armi corpo a corpo, credo, prevalentemente, perché tutti i combattenti li ho praticamente mandati. Quindi mi raccomando, fatemi sapere. Io spero di non aver fatto una cazzata, ma d'altronde per me questo è un esperimento. È la prima volta che faccio questa cosa. Vediamo come va a finire. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. State in campana, alla prossima. Ciao ciao!